Sì, chiudi sto video e apri sto canale YouTube. Probabilmente non lo sapete, ma il 25 maggio scorso questo canale ha spento 10 candeline. E se vuoi fare gli auguri, puoi schiacciare il tasto iscriviti qua sotto. Però, purtroppo, ho iniziato a caricare contenuti sul canale solamente 2 anni fa. Ma la realtà dei fatti è che da quando ho schiacciato quel tasto carica il video, la mia vita è cambiata in un modo che non avrei mai neanche potuto immaginare. E siccome se stai guardando questo video, molto probabilmente stai pensando di aprire il tuo canale YouTube, ho deciso di farti un regalo e di farti risparmiare un po' di tempo. Perciò, sì, chiudi sto video e apri sto canale YouTube. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma ancora qua stai? Vabbè dai, senti, vieni con me, ci facciamo 2 passi e ti racconto anche meglio il perché, dai, andiamo! Chiaro, questo non sarà uno di quei pipponi di 1 ora e mezza nei quali vi dirò che YouTube nel 2022 ha 51 milioni di utenti, ogni minuto vengono caricati più di 500 ore di contenuti da vari creators e che solamente l'anno scorso il numero di utenti attivi è aumentato del 36%, che puntualmente vogliono portarti al fatto che se ci sono tutti questi utenti che oggi fanno contenuti, perché non dovresti farli tu? Quello che invece voglio fare è raccontarti una storia, o meglio, un pezzo della mia storia che possiamo definire una delle cazzate più grandi che abbia fatto, anzi, che abbia non fatto. Sicuro come la morte che adesso entro dentro Westfield e mi cazzano. Ogni volta che entro in una libreria compro un libro, ne avessi finito mezzo. La cosa buona è che dopo anni di cazziate ho capito che quando entro in questo tipo di posti devo mettere via la telecamera e vloggare col telefono. Io sono un grande appassionato di videogames e nel 2012, mentre studiavo per il concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza e mentre spammavo il mio curriculum per tutta Roma, senza successo tra l'altro, durante la notte in camera mia a Roma mi spaccavo di PlayStation. E oltre a quello, nel mio tempo libero guardavo video su YouTube di recensioni, di videogame, eccetera, eccetera. Ma il problema è che queste recensioni non mi piacevano più di tanto, perché erano fatte benissimo, ma le vedevo sempre un po' artificiali. Per questo motivo mi venne in mente di riprendermi mentre giocavo e nel frattempo giocare e commentare in live, tra virgolette, il gioco che appunto stavo giocando. Una sorta di streamer ante litteram. E avevo tutto, avevo un parco titoli che era diviso per tipologia di gioco, durata, avevo ovviamente trovato un format, avevo un social che mi avrebbe aiutato con il montaggio dei video, perché io non avevo mai fatto video in vita mia. Avevo anche fatto il logo e ovviamente il nome della pagina, che doveva essere Gamers to Gamers, da una recensione fatta da un giocatore per altri giocatori. Ora, io non lo so se effettivamente c'erano altre persone che avevano fatto questa cosa, però vi assicuro che nel 2012 in Italia non erano proprio così tanto. Ma improvvisamente mi resi conto del fatto che mi mancava una sola cosa: il coraggio. Iniziai a pensare mille cose, cioè che i miei amici mi avrebbero preso per il culo, stavo facendo il concorso per la Guardia di Finanza, quindi potevo mettermi lì a fare video su YouTube che magari poi la gente avrebbe visto, se fosse troppo tardi per iniziare nel 2012, senza contare quel retaggio che ci ho messo anni a sradicare dal mio cervello del "e poi se lo faccio e fallisco, sai che figura di merda?". Bel modo di pensare da coglione. E quindi indovinate un po' cosa è successo? Ho preso tutte le mie fantastiche idee, le ho chiuse in un cassetto e me ne sono dimenticato e sono andato avanti con la mia vita. Se non fosse stato poi il fatto che da lì
a 10 anni è esploso effettivamente il fenomeno degli streamer e questa effettivamente è diventata una vera e propria professione. Boh, io lo so voi cosa state pensando, penserete sicuramente, vabbè Sava, mo che ne sai del fatto che questo canale poi effettivamente sarebbe andato bene, magari facevi schifo e l'avresti chiuso dopo 2 giorni. E il punto è esattamente questo, perché oggi valutiamo il successo solo ed esclusivamente sulla base dei numeri e dei risultati, ma soprattutto si inizia a ragionare in un'ottica di ok, faccio questa cosa qua se riesco ad arrivare a determinati numeri, ma questi numeri poi sono talmente alti da scoraggiare dall'inizio le persone e quindi molti rinunciano ancora prima di iniziare. E se per te i numeri, la fama, la gloria, il conquistare il mondo sono più importanti di qualsiasi cosa, in questo caso no, non devi aprire un canale YouTube. Ehi Google, accendi la luce. Dicevamo, innanzitutto ci tengo a chiarire che la mia intenzione non è quella di scoraggiarti dall'iniziare un canale YouTube, perché credimi, è completamente l'opposto. Ma la realtà dei fatti è che YouTube è una piattaforma che è completamente a sé stante, anche considerato il fatto che in realtà sotto molti punti di vista è più un motore di ricerca che un social network. Ma vabbè, in questa piattaforma ad oggi, quindi nel 2022, è veramente difficile che voi andiate a caricare un contenuto e poi boom, di punto in bianco il giorno dopo vi svegliate con 15.000 iscritti, 70 milioni di visualizzazioni, ma magari non avete idea di quante le volte mi piacerebbe che fosse così, ma la realtà dei fatti è che non è così. Vi troverete a lavorare per 20, 30, 40 ore per fare un video che magari non fa neanche 100 visualizzazioni o 0 iscritti. Cioè il mio amico Teo ha fatto un video molto carino di 48 minuti per il quale ha impiegato 9 mesi per farlo e ad oggi quel video ha 210 visualizzazioni. Per questo vi dico che se il vostro obiettivo nell'immediato è quello di fare soldi, di avere visualizzazioni, crescere velocemente, YouTube non è quel tipo di piattaforma. Anzi, ci sono molte altre piattaforme che a parità di impegno, anche con molto meno impegno, vi possono consentire di crescere molto più velocemente, in maniera molto più verticale, vedi TikTok. E allora voi mi direte, quindi per quale motivo io dovrei spendere il mio tempo per creare dei contenuti su YouTube se poi magari questi contenuti non li guarda nessuno? Esattamente perché il mindset, quindi il modello mentale di chi fa contenuti su questa piattaforma è completamente diverso. E io penso che probabilmente questa è una cosa che stai sentendo anche tu, una sorta di voce interna, che c'è qualcosa che tu vuoi comunicare, magari non sai neanche tu cosa, come, quando, perché, però senti che dentro di te c'è un qualcosa che vuoi dire e non importa nient'altro. Ma la figata è che una volta che poi tu trovi il coraggio di farlo, trovi il coraggio di pubblicare il contenuto, raccogli attorno a te un gruppo di persone che la pensano come te, che hanno la tua stessa visione del mondo, a prescindere da quale questa visione sia. Ed è questo il motivo per il quale YouTube premia sempre. Poi la parola premiare non vuol dire necessariamente che se tu pubblichi contenuti con costanza, eccetera, eccetera, arriverai matematicamente ad avere milioni di iscritti o diventare il nuovo Mr. Beast, ma ti premia perché creerà attorno a te un ecosistema di persone che vogliono stare con te, che eventualmente vogliono lavorare con te. Ma questa cosa non si riduce solamente ad opportunità lavorative, perché se io guardo a chi sono i miei amici oggi a Londra, considerando che il 90% di tutti i miei amici se ne sono tornati o in Italia o in Spagna o sono andati da altre parti del mondo, le persone che mi sono rimaste oggi le ho conosciute praticamente tutte grazie a YouTube. E non solo quello, è costantemente uno stimolo per viaggiare, per pensare a nuovi contenuti, per vedere cose nuove, per provare nuove esperienze, per creare una connessione con delle persone che magari sono dall'altra parte del mondo. Mi ha insegnato cosa vuol dire andare oltre la frustrazione di fare un video, di metterci sangue, sudore e lacrime e vedere che questo video non se lo guarda nessuno. Ho imparato cosa vuol dire superare la timidezza di stare davanti a una telecamera. Per me stare davanti alla telecamera è la cosa più difficile di questo mondo, perché non mi viene naturale assolutamente. Ed è per questo motivo che la cosa sulla quale ti devi focalizzare tu in questo momento è capire che tipo di persona sei. Se sei una persona che ha un tipo di visione della vita simile a quello al mio, simile a quello che ti ho già descritto, simile a questa community di persone, di pazzi fuori di testa che spendono
giornate dietro ai computer con grafici, keyword, editing, telecamere, eccetera, allora sì, chiudi questo video e apri questo canale YouTube. Ti auguro un grande in bocca al lupo. Ciao!